Sono tutti disponibili a parte quei due. Sicuramente mi aspettavo qualche punto in più. Fare punti più di zero, insomma, era abbastanza evidente. Però dal resto non è che mi aspettassi delle difficoltà superiori. Insomma. È anche vero che forse a livello di prestazioni siamo stati anche abbastanza bravi, quindi da quel punto di vista sono moderatamente soddisfatto. Chiaramente potrei dire di essere soddisfatto se avessi fatto un punto almeno. Però c'è tanto da lavorare, ma si sapeva, dai, non è una sorpresa. Ripensando a Piacenza, quella che aveva fatto più arrabbiare? Perché comunque la prestazione c'è stata tra sia nel primo tempo che... Ma è una squadra, la cosa che mi fa più arrabbiare è... la cosa su cui lavorare intensamente è la capacità di stare attenti nel tempo. Cioè, questa squadra ha dei cali di attenzione, oserei dire clamorosi qualche volta. Cioè, ci sono dei momenti dove ti dà la sensazione di non poter prendere mai gol e immediatamente dopo lo prende perché c'è un blackout di qualche tipo. Ecco, questo secondo me è un dato di fatto che ormai è assodato e sul quale bisogna lavorare, però l'unica maniera è quella di aumentare la soglia dell'attenzione durante la settimana, stimolarli a stare sempre attenti, coinvolgerli, è l'unica maniera, non si può fare altro. Poi chiaramente dipende anche dalle qualità personali, c'è chi è più portato a prestare attenzione e concentrazione e chi meno, però anche chi magari non fa di quello il suo forte deve sicuramente allungare i tempi. Finché andiamo davanti e tiriamo in porta, secondo me quello è un falso problema. Le squadre che hanno dei problemi sono quelle che non calciano in porta, non quelle che calciano in porta. Dopo arriverà il momento di far gol, io sono preoccupato di altre cose, non di questo. Nel senso, ci lavoriamo anche su questo, ma come si lavora su altre cose, non è un problema particolare. Anche domenica abbiamo tirato diverse volte in porta. Chiaro che bisogna migliorare anche quello, perché nel momento in cui non fai gol tirando 10 volte devi tirare 15, su questo sono assolutamente d'accordo, però è un falso problema quello lì. Sì, ecco. Secondo me la cosa più evidente è questa, che effettivamente non subisci, però prendi tre gol. Questa è la cosa più evidente. Questa è la domanda che bisogna farsi, non le solite domande, ma l'attacco. Come si fa a guardare la match analysis della partita di domenica e accorgersi che se non sapessi che hai perso penseresti di aver vinto? E questa è la realtà. Qual è il problema? Il problema è quello che ho detto. Perché sotto tutto il resto dei punti di vista, possesso pallo, conclusione in porta, intensità del pressing e tutto quanto, ma noi nettamente meglio, a parte qualche picco in basso che secondo me è spiegato da questi piccoli blackout che abbiamo nel corso della partita, che vedo anche in allenamento, non è che in allenamento è diverso. Le cose che vedi la domenica dopo le ritrovi anche durante la settimana e viceversa. Anche. Tutte e due le cose, ho detto, tutte e due le cose, sicuramente è una cosa che va stimolata giorno per giorno. Secondo me è una mezza strada tra queste due cose, sicuramente per qualcuno si tratta di un miglioramento da fare dal punto di vista personale, in generale sono convinto che ci sono anche poco abituati, sì, ma tranquillo che da questo punto di vista hanno trovato pane per i loro denti. Non è un problema quello. Dopo, chi si adegua, chi non si adegua va fuori dai coglioni. È un problema relativo, eh? Questo è stato il messaggio che è stato passato a tutti. Qui tutti devono remare nella stessa direzione e credere negli obiettivi che si pongano. Chi non ci crede può alzare la mano e andarsene. Per me possono andare anche tutti se vogliono, eh? Non è un problema. Io voglio che resti gente motivata, che abbia voglia di migliorare, di migliorarsi e di far migliorare tutto. Questo è l'obiettivo. Sono 3, sono 10, sono 15... Sono quelli. Questa è la cosa importante. Qui capisco che siamo ultimi in classifica e che chiaramente è una condizione da cui, in cui non si vorrebbe essere. Però a maggior ragione bisogna credere in quello che si fa. Mi sembra di sì.
Ma io... No, io già una volta, io una volta mi sono salvato girando a 9, senza play out. Quindi nulla è impossibile, bisogna crederci. Chiaramente ma in queste situazioni qua è il lavoro iniziale che conta. Chiaro che conta anche il fatto di non aver fatto un punto, ma è soprattutto il lavoro che hai varato che è importante. Quindi quello che hai portato, quello che stai cercando di fare e soprattutto conta la maniera in cui tutti i partecipanti a questo lavoro ci credono. Tutti. Quindi è fondamentale questa cosa qua. Fondamentale. Se tutti ci credono, tranquillo che ci si salva. Non ho dubbi da questo punto di vista. E non ne faccio neanche un dramma. Chiaro che mi sta sui coglioni, però. No, non sono preoccupato. Sono preoccupato di formare, nel senso più lato del termine, un gruppo che abbia determinate caratteristiche. Quindi che sappia sacrificarsi, che abbia intensità, che abbia capacità di attenzione, che abbia amore per quello che fa, perché questo è un lavoro, ci sono dei lavori secondo me che non si possono fare senza passione e questo è uno di quelli, l'atleta professionista si fa solo con passione, come l'allenatore, come può essere il medico, come può essere l'infermiere, ci sono dei lavori dove non puoi timbrare il cartellino, non puoi, questo è uno di quelli. Perciò chi timbra il cartellino deve andare fuori dei coglioni, ok? Basta. Chi rimane, chiunque, per me possono rimanere tutti, chiunque deve avere ben chiara questa cosa in testa. Chiunque. Tutti. No, ma io ormai ho imparato. No, sai qual è il problema? È il mercato di gennaio. Finché non elimineranno il mercato di gennaio, gli allenatori continueranno a fare questa pantomima qua. Quando l'avranno eliminato, finalmente avranno fatto un piacere a tutti. È il mercato di gennaio il problema. Ho capito in questo caso, ma serve perché sono stati cannati gli altri. Ma teoricamente non dovrebbe essere così. Teoricamente c'è una campagna trasferimenti e l'altra si chiama di riparazione, teoricamente, no? Ecco. Secondo me è dannosissima, perché da 2 mesi prima della scadenza i giocatori non fanno altro che pensare a gennaio. È una roba indegna, secondo me, proprio pazzesca. Però ce ne prendiamo atto e ripeto, dico quello che dico, io voglio gente motivata, quindi per me chi vuole rimanere e tirarsi sulle maniche è bene accetto, non è un problema. Ma questa non è una risposta che ti do, mi dispiace, domandala a qualcun altro. Per me non c'è, anche se c'è lo alzo. È l'unica cosa che chiedo, per ora, quindi... È una cosa che mi piace ribadire solamente perché c'è il mercato di gennaio. Basta. È come quello che torna a casa e fa una cosa non perché l'ha vista, ma perché si aspetta. Dopo 30 anni seduto su una panchina, le cose le vedi un attimo prima. Non ho intenzione di cambiare. No. Non ho intenzione di cambiare. E adesso vediamo, tra Ferrani e Scappi, ma spero non abbia, c'aveva un mezzo fastidietto, ma niente di grave, non lo considero neanche un fastidio. Dai. Beh, non siamo stati irreprensibili tutti, Scappi no, perché quello era l'uomo suo, quindi altro che irreprensibile. Ma questo, sono questi i problemi, non pensare. Fino a quel momento là, io guardavo la partita e vi giuro che non avevo la minima sensazione che loro potessero far gol. Non ce l'avevo. Sai quando ti capita in quei momenti dici, caspita, adesso lo prendiamo, adesso arriva. Zero. Tuff, lo prendiamo. Questo è il fatto importante. Perché c'è un calo d'attenzione. Calo d'attenzione proprio lampante è proprio quello delle marcature. Se tu sulle palle ferme contro marchi a uomo e ti fa gol uno a metà porta da solo, de piede, c'è qualcosa che non quadra, Al limite fa gol su rimbalzo o qualcos'altro. Ma così è evidente che abbiamo fatto un grossolano, siamo mancati nell'attenzione. Tutto qua, ma non solo Scappi, anche prima è stata una catena di situazioni. Questa è una cosa su cui bisogna migliorare. Anzi, forse è la cosa, con la L maiuscola. Perché il resto dopo, in qualche maniera, ci pone rimedio. Ma non sai che... No, non so, no. Noi qualcosa abbiamo preparato chiaramente conoscendo gli avversari, però insomma, dopo le partite si mettono in una maniera o nell'altra.
anche loro non stanno facendo una stagione all'altezza magari delle aspettative che tanta gente aveva in loro. A volte le annate nascono così, a volte nascono molto positive, a volte nascono molto negative e purtroppo dopo ti condizionano. Devi essere bravo a uscirne, però sicuramente è una squadra di grande qualità, insomma, ecco. Però se hanno qualche punto in meno vuol dire che qualche fastidio ce l'hanno anche loro. Noi dobbiamo pensare però a fare la nostra partita, a me gli avversari interessano poco, ma non per spregio, no, assolutamente no. Gli avversari vanno rispettati, però non vanno temuti, non è l'avversario che conta, sei tu l'importante. A me sembra che il cambio di marcia bisogna averlo in casa, al bar, fuori casa, in pasticceria, mattina, de sera, de notte, cioè in casa, casa. Qua i punti sono buoni dappertutto, è dovunque li attacca. Quindi è in casa, bene, sarà Imola. Qua i punti bisogna farli comunque. Io in casa o fuori casa credo poco a queste cose qua. Non ho... Dopo, ecco, se giochi davanti a 20.000 persone ci può stare anche che ci sia una pressione o comunque una... piacere maggiore a giocare, però non credo tanto a queste cose qua. Io penso che il cambio di marcia, sono d'accordo che bisogna farlo, però va fatto proprio nella testa, al di là poi della partita in casa o fuori casa. È un cambio di marcia, è quel quid in più, come dicevo, la squadra giochicchia anche benino, fa delle cose fatte benino, però sempre con questo ino, è l'ino, che non è l'ino della precisione tattica, è l'ino di quel qualcosa in più che non c'è e che devono ancora mettere. L'ino. Quella convinzione, quella determinazione, chiamatela come volete, si definisce in mille maniere, quel qualcosa in più che in questo momento ancora ci manca. Tante volte, sai, magari capita di fare una partita anche un po' fortunata e dopo si sblocca tutto. Succede spesso questa cosa qua. Però la fortuna te la devi guadagnare, non è che l'aspetti e dici, vabbè, prima o poi capiterà. No, devi spingere al massimo e poi, come ho detto tante volte, magari arriva un momento dove ci metti metà delle energie e vinci 3-0. Piacenza o Docet. Se quel momento non arriva per tante partite, si deve sperare che arrivi un momento. Certo, ma infatti devi farlo tu il cambio di marcia, non aspettare. Non è un'attesa, non ho parlato di attesa, l'attesa è un errore. Qui devi farlo tu il cambio, sei tu che devi forzare. C'è un momento dove ci metti il 100% dell'energia, anzi il 110% e raccogli quasi niente. E allora devi cercare di metterci il 111. Poi passi quel momento e dopo ce ne metti 95 e vinci le partite lo stesso. Lo sport è fatto di queste situazioni. L'attesa è quella di dire, vabbè, io ci metto sempre meno, tanto prima o poi arriva. No, io ci metto sempre di più, allora prima o poi arriva. Però sei tu che fai la differenza, non è l'attesa. Qua attese non ce ne sono, io non sono uno a cui piace attendere. Ma c'è stato, io sono d'accordo con te, però c'è stato un cambiamento piuttosto radicale nelle cose e voi magari non ve ne accorgete, ma è cambiato tutto qua a Rimini, tutto, dalla prima all'ultima cosa, non è più né la società né la squadra di prima, è tutta un'altra cosa. E con questo non voglio dire che è meglio o peggio, per ora è solamente diversa, chiaro che si cerca di fare meglio, però sicuramente è tutto diverso, quindi anche questo è un adattamento da fare. Sicuramente la squadra deve farlo velocemente, perché fino adesso punti non è fatto. Quindi... Ma se crei prima o poi fai. Io su questo ti ripeto, non è una cosa che mi invento o un detto, sono delle statistiche della mia purtroppo non breve carriera che lo dicono, se crei fai, prima o poi fai, non è quello il problema. Ecco, magari possiamo dire che anche in quel caso la relazione può essere, sì crei, però manca magari quel qualcosina in più. Bravo, quella convinzione in più nel calciare, quella convinzione in più, quella determinazione in più per attaccare la porta, sì, sono d'accordo, da questo punto di vista sono d'accordo, assolutamente, perché se crei, il problema non è l'attacco in sé, però sicuramente anche lì magari un pochino di determinazione in più da parte di chi va in area o di chi mette il cross o di chi tira in porta fa la differenza, certo, sono d'accordissimo. Quello che è stato fatto, mettiamola così, tutto quello che è stato fatto non è sufficiente, questo è poco ma sicuro, quindi vuol dire che bisogna alzare ancora.
Questa è la realtà di adesso. Poi arriverà un momento probabilmente in cui si potrà fare anche un passo meno, però sarà più avanti. Ecco, adesso magari ho trovato una squadra che più che altro era in attesa. Attesa come se dovesse piovere dal cielo, la legge dei grandi numeri prima o poi dice che torneremo a vincere. Ma questa è una cazzata. Questa è una cazzata perché non fa parte del mio modo di pensare né nella vita né nel calcio. Quindi l'attesa non esiste. Si va, si scorna se si vuole e si cerca di far cambiare il trend. Però ripeto che io sono convinto che è responsabilità nostra, non della fortuna o di queste cazzate. Prima o poi capita anche l'episodio positivo, ma capita se te lo guadagni, no? Se lo aspetti. Tutti. Non cambia assolutamente niente. Puoi scrivere la formazione pari. Non è un problema. Tanto se guardavi l'allenamento oggi, guarda, ho dato le casacche ai 10 che giocano domani, guarda, più chiaro di così. E c'è un motivo per cui lo faccio, di solito non lo faccio. Porte aperte, ma chi se ne frega, no. Sbatti i coglioni e porte chiuse, okay. Aperto ieri, aperto oggi, aperto sempre, dopo se un giorno decido di fare a porte chiuse perché non c'ho voglia di vedere nessuno sugli spalti, ma erano i tre oggi. No, anche perché tutti gli attaccanti dietro vengono comunque da un momento non di condizione favorevole, quindi iniziare con loro vuol dire avere un cambio sicuro, casomai dopo, questa è una possibilità, sì, però all'inizio vuol dire mettere in campo già qualcuno che devo cambiare, e a me questa cosa qua già sta un po' sulle scatole. Dopo magari è un discorso diverso, anche domenica abbiamo finito, adesso non mi ricordo, abbiamo fatto 17 minuti col tre quarti e due punte, adesso non mi ricordo, 17-18 minuti, ecco, dopo è una condizione che ci può stare, sì, assolutamente sì.